the world. Yeah, I want the world. Yeah, I want it all. Said I want the world. Yeah, I want the world. I'm coming to get it. Don't care what you heard. Don't care what you heard. Volevo riportare Horrorwith Greta. Così ho chiamato Enrico in un pomeriggio di maggio e gli ho chiesto: Enrico, vuoi venire con me in un manicomio abbandonato? Enrico, vuoi farti attaccare le peggio presenze per il resto dei tuoi giorni? Sì, perché no, tanto non avevo niente da fare. E niente, siamo qui. E tutti questi demoni e fantasmi si aggiungeranno a quelli che già ci sono in casa mia. Mi verranno a seguire, capito? Sì. Io onestamente non sono tipo da esplorazioni per posti abbandonati. Solo che volevo riportare un Horrorwith Greta denso, suggestivo. Allora, sarebbe andarci di notte, però. Di notte è il next level dell'horror. Sì, sì, infatti poi quando hai fatto il video che vai di notte fammi sapere e me lo guardo molto volentieri. Da casa. Col cazzo che ci vai. Ma che sei matto? Ti leggo alcune cose su questo posto. Vai, perché non siamo. È stato solo un ospedale psichiatrico, è stato anche un orfanotrofio, una casa di riposo per anziani, che poverini secondo me saranno tutti morti di infarto per i fantasmi e gli dei spiriti. Dei bambini, chiaro, chiarissimo. I fantasmi degli spiriti dei bambini, che erano scioccati da quelli, precedenti. Dei fantasmi dell'ospedale psichiatrico. È una matriosca di terrore infinito, perfetto. Cannoli. Tipo Mac. Signore, c'è un po' di traffico sulla Salaria, quindi ci metteremo un po' ad arrivare, per fortuna. Allora, considero che questo posto me l'ha consigliato un ragazzo su Instagram, perché ho chiesto consiglio per cercare uno dei migliori, comunque. Gentilissimi. Gente che si prodiga per dirti i posti più terrorizzanti al mondo, grazie. Si presenta su una distesa di 4.000 ettari di terreno nel nulla. Di ossa, 4.000 ettari di ossa, perfetto. Un'area protetta. Mi sto sudando. È suggestivo perché dentro ci sono tipo dei graffiti, delle scritte, delle cose un po' particolari. Ok. Con il sangue. Ed è famoso perché ci vanno a fare tipo le messe sataniche. Ah, da paura, da paura, da paura. Però se ci troviamo bene comunque ci aggiungiamo a loro. Fammo una messa satanica al volo. Allora, dovete sapere che Greta mi chiama tipo una mezz'ora fa. Anzi, la chiamo io, vabbè, insomma uno dei due. Greta, dove stai? Ovviamente in ritardo di mezz'ora rispetto alla tabella di marcia. Guarda, io sto qua dai cinesi a comprare una tavola Ouija. Ma come? Siamo attrezzati per entrare in contatto con entità. Amo, appena entriamo con rispetto, non vogliamo disturbare. Ci togliamo le scarpe. Che fantasmi, mi rende troppo il culo quando non tieni le scarpe. Vabbè, non ho sentito. Senti, ma questo gentilissimo amico che ti ha scritto su Dare, ti ha detto pure qualche dritta su come proteggersi barra difendersi o ci ha mandato allo sbaraglio? Un po' ci ha mandato così. Sicuro è un hater che ti vuole matta. Mura diroccate e maledette del manicomio della Marsiglia. Abbandonato, depredato e aggredito dal verde. Guarda che aspetto suggestivo. Sì, veramente carino. Strano che non ci abbiano fatto tipo un Airbnb, una cosa del genere, perché sarebbe divertente. Guarda quanto sa di American Horror Story comunque. Io voglio sbagliare strada tipo apposta e portarti in un posto bellissimo dove i bambini cantano felici. Mia madre da casa, dove l'hai portato Enrico? Amo, la nascita di questa struttura pare che risalga a cavallo tra gli anni 30 e 40. Inizialmente fu un collegio femminile curato da suore molto rinomato nella capitale e non solo. Dopo la seconda guerra mondiale cambiò letteralmente funzione, diventando dapprima un manicomio, in seguito orfanotrofio e poi casa di riposo, fino al suo totale abbandono. Non è suggestivo il fatto che parte tipo dai giovani e finisce tipo a casa di riposo passando per l'ospedale psichiatrico? Cioè, un riassunto della mia vita. Un bel discorso. Ok, allora oggi il posto è teatro di degradazione e per lo più viene utilizzato come scenario per giocare a soft air. What? Ok, la gente si spara. Ottimo. Set fotografici, video e film. Pare sia inoltre rifugio per barboni e drugs party. Da paura. Quindi diciamo barboni, proiettili volanti, spiriti, fantasmi, siamo a cavallo. Andremo a trovare il prossimo spacciatore. Pare che di notte si possano sentire le grida di una bambina, strani rumori e strane luci al suo interno. Insomma, questo luogo spettrale ha tutte le caratteristiche e regola per essere scenario di avanti per road trip! Jack. E niente, cioè da paura, tu se vai puoi entrare in una casa spiritata come se niente fosse. Preferisco non pensarci. Vedi, ci sto dall'altra parte. Io sono dietro la videocamera, quindi ti senti pure protetto. Sì. Ci sotto. Sì.
secondo me adesso siamo nel Wisconsin, in mezzo alla giungla. Quindi sì, diciamo che ci siamo. E anche aria pedata. A gara carry-on! Allora, aspetta. Sei pronta, tesoro? Adesso il tuo ruolo è aprirci le strade. Ragazzi, sono preoccupatissimo. Ok, perfetto. Prima che c'è lei che sta così in forma, andiamo bene. Avete presente i film horror quando tu c'hanno queste cose e tu l'unica cosa che pensi è non fatelo, raga. Esatto, lo facciamo. Questo è proprio il momento del film horror in cui uno dice: ragazzi, perché lo state facendo? Non lo fate, non lo facciamo. Sono contento. Ci manca soltanto l'amico nero che muore dopo 30 secondi e abbiamo fatto. Okay, è vero che sì, è così. Non lo so, vedi, cioè se non è questo. Però. Intorno non c'è nulla. Amore, aspetta, ti prendere un fiorellino. Ma ti pensi, no, i questi fiori sono maledetti, li metti la mano dentro. Guarda, ti immagini vedere qua dentro di sera. Cosa cazzo puoi fare? Ma mi stai scherzando? L'hanno chiuso. Dovremmo anche scavalcare. Va bene, dai. Arrestateli. Meglio arrestato che posseduto, dai, diciamoci la verità. Oh my god. Edificio pericolante. Per favore, mi stringi l'edificio pericolante. Abitato, però. Non lo so, guarda tipo una mano di un mostro che spuma. Amo, veramente. Un amico che viene con noi, vieni. Sì, ma non perché ci sia simpatico, ma perché i cani certe cose le fanno. Vieni, andiamo, andiamo. Amo, lo sai che mi sa che c'è un pistone? Stiamo cercando di capire come entrare perché abbiamo visto che da un buco in questa rete nera che laggiù c'è un guardiano. E lì ho sentito dei rumori, mi sa che ci sono delle persone. Che peccato, non si può entrare, ragazzi. Io volevo così tanto entrare qua dentro, ma... Io scavalcherei qui con il giacchetto, con il cappuccio. Oh, fatto. No, proprio da qua. Ma c'è un'altra rete sotto. Sì. Non sono così sprovveduti. La vegetazione è altissima. Cioè... No, perché sono ortiche di 4 metri. Ah, è ortica? Sì. Fuck. Che stanno... piante pungenti, diciamo. Ma sì, fa bene che la ci salute. Separano dagli spiriti. Cioè, no, perché siamo venuti qua, io mi domando. Amo, guarda che belli disegni. No, dobbiamo trovare un modo per entrare. Ci deve essere un altro po'. Allora, io direi dobbiamo che... dobbiamo circumnavigare l'area, quindi. Sì, dobbiamo circumnavigare. Qua lo sai, quasi mi lancerei. Beh. No, vabbè. Ok, adesso sei costretto. Sì, ormai fa che la più. Tornare indietro, vaffanculo, ho lanciato i miei occhiali oltre l'ostacolo. Hai mai ripreso una morte in diretta, Gio? No. Pazzo, io lo amo. Ok. Ci sono dentro. Amore, voglio farla anch'io questa. No, amore, non la fare. Che dentro? No, amore, non la fare. Allora, il mio gesto atletico non è servito a nulla perché è arrivato un cane cattivissimo del custode. Ok, okay, c'è il custode. C'è il custode. Sta arrivando. Sì, sta arrivando. Stai riprendendo? Sì, sto riprendendo. Ah, bene, fantastico. Da giù che si sta. Sì? Amore, torna. La mossa di prima. No. Con la gamba, tipo così. Quanto tempo? C'è una panza enorme. No, no, c'hai tempo, sì, perché è andato di là, ci sta cercando dall'altra parte dell'edificio. Amo. L'unica cosa positiva in tutto questo è che non possiamo... Amo, scavalca! Hai sentito quell'urlo? Ti sto cercando. Ma chi è che sta urlando? È custode. Ah, perché ha visto la macchina. Ma penso che sia un ente. Questo è pazzo, non è che ci spara. Io direi che corriamo in macchina e scappiamo. Oddio, il cane è stata una cosa che io. È mia. Mi scusi, la levo subito. I cani sono buoni? Era semiaperto. Questo è quello cattivo? Ah!
Ma che matto, ho detto che questo era quello cattivo, mi sono messo 5 kg. Oh, mortacci tua! Oh, mamma. Oh, amore mio, oh mio Dio, mi faccio prendere un infarto, fatti dare una coccola. Oh mio Dio, ti amo! Abbiamo capito che la presenza più spaventosa in questo posto è il custode. Ah, sono buoni, ma che buoni, ma questi cagnolini, mortacci, mi sono fatti prendere un infarto. Che smaltita, ragazzi. Ma poi sentito che hanno cacciato quell'urlo demoniaco. Harry, oh, guarda, io io non credo che sia stata una buona idea. Oh my god. Oh. Wow. Per un secondo se ho avuto, guarda. Ma tu stavi riprendendo quando ti è arrivato il cane cattivissimo che ti voleva zannare? No, guarda che io l'ho proprio visto. Io ho visto la fine. Io ho visto, boh, tu dietro la rete salvo che avevi fatto il gesto eroico e noi morti. Sì, sono sempre i migliori che pagano per tutti, capito? Il povero Gianni trascinato qua per le velleità di Greta. Ma voi mi volevate fare prendere un colpino, mi volevi spaventare forse. Mi volevi proprio far spaventare. Sì, sì. La levo subito, scusami. Capì? Ma che, ma lasci le mani? Beh, ero qua, ho fatto due passi. Sicuro, ti giuro. Mamma, che fai? Ho smaltito quel cazzo di cane. Ma tu ti rendi conto? Non so se tu hai visto la cattiveria di quest'uomo. Ma tu pensi se fossimo entrati a casa di quest'uomo? Oh my god, meno male che siamo passati. Ci avrebbe seviziato e dato un pasto ai cani. Guarda che c'è un pezzo di ferro in mano. C'è tipo un... come si chiama? Lo vedi? Sì, il... sì, l'ho visto. La chiave inglese. No, che... ha una brucola in mano. Oh my god. E scoprimmo che tipo i fantasmi sono la cosa meno pericolosa di questo posto alla fine dei giochi. Ma che sei matto. Ok, allora io voglio ringraziare Greta dal profondo del cuore che mi regala sempre queste esperienze così innocenti, poco traumatiche. Oh, sto sudando. Mi sto sentendo male. Che sei matto, mi sto spando. Comunque ragazzi, Giovanni è coraggiosissimo, io veramente non ho parole per descrivere la tua professionalità. Tu sei venuto, ne hai fatto una piega. Perché poteva zannare, ti rimanevi là tranquillo, da paura. Salutiamo questo posto. Ciao edificio pericolante, pieno di persone cattive, fantasmi, bambini, vecchi, tutto. E quindi adesso che facciamo? Non lo so. Oltre a scappare da questo posto. Oltre a allontanarci da questo posto di perdizione, non lo so. Oddio. Amo, io... cioè, boh, non te lo so dire. Ma commenta questa, cioè nel senso... Non mi aspettavo il cane e neanche le grida. Quel cane che correva verso di noi. Amo, quando l'ho visto andava velocissimo. Vabbè, eravamo venuti qua alla ricerca di qualcosa di adrenalinico. Non l'abbiamo avuto nella forma desiderata, però diciamo che ecco. Oh my god, non c'è un posto più moderato da esplorare. 5 minuti di... 5 minuti di decompressione totale. Io direi gelatino. Sì, io direi un bel gelatino. Proprio così, a decomprimere, stai un attimo tranquilli. Il resto qua ancora mi batte a manetta. E a nulla è servito fra l'altro il mio gesto atletico per andare dall'altra parte della barricata, tra l'altro, quindi niente. Beh, è servito a prendere gli occhiali. Giusto. Cioè, il problema fondamentale loro era la macchina, tra un po' veniamo sbranati da un cane, la macchina. Questo, vedi che bello, questa forse era la prima macchina che non ha spostato in fretta. L'ultima non si è spostato subito. Ragazzi, il cancello era chiuso? No, è apertissimo, signor custode. Sto leggendo i vostri DM perché sto cercando un altro posto. Tra l'altro volevo ringraziare il ragazzo di prima che ci ha indirizzato in quel posto. E praticamente sto cercando un altro posto, ma la mia paura è che ci sono ale del Dio, ospedali abbandonati, strutture abbandonate e così, però in molte sono la casa di alcune persone più sfortunate o drug dealer. Quindi vorrei evitare che noi andiamo lì con la nostra torcetta del cane e qualcuno ci ammazza. Siamo... Non ci stanno più gli zingari di una volta. Che non lo fanno più. Allora c'era un gusto che piaceva solo a me, Enrico. Era un mattone di Ferrero Rocher e...
nocciola. Sì, ma però non sapeva tipo di la nocciola gelato, tipo il cioccolato gelato, era proprio... Metti quelle cose che... La prima volta che ho portato Enrico qui mi ha perdonato per tutto nella mia vita.